me che una ragazza carina come te è ancora single? Sei troppo grassa per indossare una minigonna. Te la sbrighi bene per essere una donna. Avrà sicuramente fatto gli occhi dolci. Ce l'hai cercata. Guarda com'è vestita. Piange come una femminuccia. Donna, al volante, pericolo, Hai intenzione di aver figli costante. o posso assumerti a tempo Te la sbrighi indeterminato? bene per Se essere l'hai una donna. cercata, Guarda com'è tu vestita. pensa alla casa, io al Com'è lavoro. che una ragazza Se l'hai carina come te è cercata, ancora piange come single? una femminuccia. Sei Avrà troppo più una donna con gli sicuramente attributi. fatto gli occhi Senza di dolci. me, non sei niente. Alcuni un esercito di cavalieri, altri poi di fanti, altri di navi, dicono che sia la cosa più bella sulla nera terra. Io invece ciò che ciascuno ama. Ed è molto facile rendere questo comprensibile ad ognuno. Infatti, colei che di gran lunga superava in bellezza gli esseri umani, Elena, dopo aver lasciato l'ottimo marito, giunse navigando a Troia e non si ricordò affatto né della figlia né dei suoi genitori, ma la traviò, pur controvoglia, Cipride. Le donne hanno una mente e un'anima oltre che un cuore, hanno ambizioni e talento oltre la bellezza e sono così stanca delle persone che dicono che l'amore è tutto ciò per cui una donna è adatta. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Noi leggiavamo un giorno per diletto, di Lancillotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Anche adesso che sognavo, non abbandonavo quegli occhi un solo attimo. Tornavo a dirmi che era splendida, che mi piaceva così, sudata e rossa, con quella ruga di impegno e decisione che le divideva verticalmente la fronte, tutta tesa com'era nello sforzo di sconfiggere il fratello maggiore. Tuttavia adesso mi sentivo opprimere da un disagio, da un dolore. Che cosa ne è rimasto della ragazzina di 10 anni? Che cosa è rimasto di questa Nicole di 22 anni in shorts e maglietta di cotone? In questa Nicole dall'aria così libera, sportiva e moderna, libera soprattutto, da far pensare che non avesse passato gli ultimi anni in giro per le mecche del tennis internazionale. Londra, Parigi, Costa Azzurra, Forest Hill. Sì, ecco, della bambina i capelli biondi e leggeri, striati di ciocche quasi canute, le iridi celesti, scandinave, la pelle color del miele, e sul petto, magari, ogni tanto balenando fuori dallo scolo della maglietta, il piccolo disco d'oro dello Shaddai. Ma poi... Sai anche tu che non abbiamo più il sostegno dei nostri cari. Ade ce li ha rubati e siamo rimaste sole. Finché nostro fratello era vivo fiorente, speravo che un giorno sarebbe tornato a vendicare la morte del padre. Ma ora che egli non è più, a te io guardo, nella speranza che non esiterai, con l'aiuto di questa tua sorella, a uccidere l'assassino di nostro padre, Egisto. Ma se seguirai i miei consigli, riporterai soprattutto lode di pietà dal padre spento, sottoterra e dal fratello. Poi sarai per sempre chiamata libera, come tu nascesti, e otterrai nozze degne di te. Non c'è uomo che non ammiri la virtù.
Io non potevo, per paura di un uomo arrogante, attirarmi il castigo degli dèi. Sapevo bene, cosa credi, che la morte mi attende anche senza i tuoi diritti. Ma se devo morire prima del tempo, io lo considero un guadagno. Chi come me vive immerso in tanti dolori, non ricava forse un guadagno a morire. Affrontare questa fine è quindi per me un dolore da nulla. Dolore avrei sofferto invece se avessi lasciato insepolto il corpo di un figlio di mia madre. Ma di questa sorte io non ho dolore. E se ti sembra che mi comporto come una pazza, forse è pazzo chi di pazzia mi accusa. Quante cose dovrei perdonare ad Ulisse. È un mentitore nato, è maestro di inganni, e questa può essere persino una virtù, quando le menzogne e gli inganni sono rivolti contro i nemici troiani o chiunque voglia porre ostacoli sulla sua strada. Ma che abbia deciso di usare questi mezzi contro la sua sposa è una tristissima e imperdonabile infamia. Ho sofferto tante amarezze sotto il tetto di questa casa, e una nuova amarezza si è aggiunta a quelle antiche. Ulisse merita una punizione dalla paziente mite Penelope. Se in un solo giorno ha sconfitto tutti i miei pretendenti, molto più a lungo dovrà combattere per riconquistare Penelope offesa. Capisco con quanta presunzione Ulisse abbia sospettato della mia fedeltà. Non mi ha forse ripetutamente tradito durante i suoi viaggi? È forse meno doloroso per una donna il tradimento del suo uomo di quanto non sia doloroso per un uomo il tradimento della sua donna? Chi ha stabilito che una donna debba soffrire e perdonare? Io lo perdonerò, ma il perdono non pagherà le mie sofferenze, ormai alte come la più alta montagna di Itaca. State molto attenti a far piangere una donna, che poi Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere pestata. Né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale. Un po' più in basso del braccio per essere protetta, e dal lato del cuore per essere amata. Per essere amata. Per essere amata. Per essere amata.